Ciao ragazzi, benvenuti nella nostra nuova serie Dota 2 dalla A alla Z, dove troverete tutto ciò che serve a un buon gamer di Dota 2 per arrivare e boostare il proprio MMR. Come prima cosa diamo una rapida occhiata alle impostazioni che consiglio a chiunque volesse provare questo gioco. Per prima cosa vi faccio vedere un piccolo spiraglio di come le tengo io in modo che voi possiate ricopiarle direttamente. Quindi vediamo le scorciatoie, le hotkeys, le opzioni e le impostazioni video e audio che alla fine vanno come volete voi. Quindi vediamo subito le scorciatoie. Vi consiglio fortemente di usare uso rapido, quindi quick cast perché ce l'avesse in inglese, e semplicemente copiate quello che avevate prima in uso e lo mettete in uso rapido. Stessa cosa per neutrali e corriere, quindi selezionate questa spunta, copia le scorciatoie. Per quanto riguarda invece tutte le altre scorciatoie, selezionerete qui, in verità non importa molto perché in verità basta premere sulla tastiera CTRL e avrete già da subito il tasto settato di default senza che ci sia bisogno che lo settate qui. Quindi qui potete lasciare anche vuoto se volete, e ad esempio così, e andrà comunque, quindi non c'è problema. Poi, ok. Qui lasciate A, anche se vedremo più tardi che quando metteremo una cosa qui nelle impostazioni non servirà molto. Questo potete lasciarlo vuoto, non serve, e questo l'ho messo su Caps Lock perché è vicino a Q, V ed E e vi serve per lastittare e anche per avere un buon timing sulle vostre skillshot in particolare o per fermare canalizzazioni, eccetera. Mentre invece mantiene la posizione, potete anche non usarlo in pratica e potete sostituirlo con ferma, appunto, quindi Caps Lock è il migliore. Per selezionare l'eroe ho messo S, che è sotto QV, quindi molto comodo. Invece, per selezionare i gruppi in generale di comando, potete mettere o i tasti numerici, oppure, volendo, anche F1, F2, così se ce li avete vicini nella tastiera. Quindi questo ovviamente dipende anche un po' dall'hardware che avete. Mentre invece, per quanto riguarda gli oggetti, dovete fare la stessa cosa che avevo detto di fare nell'abilità. Quindi anche questi li metterete in uso rapido e sostituirete quelli che c'erano prima con Alt più quello che c'era prima, quindi in questo caso Alt spazio, che è molto comodo perché lo raggiungerete col pollice, Alt Z, Alt X, Alt C, Alt V, Alt B. Quindi passiamo ora alle opzioni. Su queste ci sono tantissimi dibattiti anche al momento, c'è gente che usa file esterni, di tutto di più. Ora vi faccio vedere solo quelle interne al gioco. Ammetto di avere anche io il file cosiddetto AutoExec, ma di quello ne parleremo più avanti negli episodi più avanzati. Quindi vi consiglio di togliere autoattacco su qualsiasi eroe state giocando, perché in pratica vi rallenterà e basta, perché quando il vostro eroe avrà compiuto un'azione inizierà ad attaccare l'unità più vicina e quindi magari si gira e tutte cose che non volete. Quindi mettete solo questo, solo dopo che avete usato un'abilità, a meno che non siate Tinker. Se siete Tinker non mettetelo, tutti i giocatori capiranno. Poi, questo toglietelo perché potrebbe togliervi i soldi per il buyback, per il rientro in gioco. Questo è preferenza personale, veramente. Anche questo c'è una discussione molto importante. Perché? Premere due volte sull'abilità per usarla su di sé funziona in pratica solo se non avete il quick cast, che è quello che vi ho fatto mettere prima qui, uso rapido e sia nelle abilità che negli oggetti. Quindi io vi consiglio di abilitarlo comunque. E di, se volete ad esempio usarvi la force staff su di voi stessi, premete Alt e premete due volte il tasto che avete assegnato alla force staff. In questo modo funzionerà comunque anche se avete il quick cast. Poi, questo è molto utile per degnare in fretta i creep, quindi mettetelo. Questa è una preferenza personale. Questo, ragazzi, vi serve soprattutto su eroi ad esempio Wind Ranger. Se voi vi state muovendo e volete usare uno skill shot, un'abilità non unit target, questo vi sarà utile per vedere da dove la state tirando, ad esempio, appunto, Power Shot di Wind Ranger. Vediamo anche le prossime, questa è una preferenza personale. Questo, se siete ad esempio un eroe come Axe, potrebbe essere utile. Questo vi consiglio di toglierlo per evitare misplay. Invece, queste due sono praticamente ignorabili. Le ultime due, Attacco Rapido e Smart Attack Move, sono le ultime due interessanti. Attacco Rapido vi permette in pratica come il quick cast però per il comando attacco, quindi se voi premete A, che come abbiamo visto prima è il comando per l'attacco forzato,
Invece che aver bisogno di cliccare di nuovo con il tasto sinistro, attaccherà subito. E Smart Attack Move invece è una cosa molto furba, vi consiglio di metterla. Quando premerete A, invece che attaccare la unità nemica più vicina al vostro eroe, attaccherà la unità nemica più vicina al cursore. Quindi vi consiglio di fare così. Tutte queste altre qui invece sono, vi consiglio solamente di mettere condividi i dati delle partite pubbliche in modo da poter usare servizi come Dota Buff, Dota Max, tutti quei siti che analizzano le vostre partite. Per il resto non c'è nulla di interessante. A parte ovviamente qui in video e in audio dovete mettere le specifiche dei vostri dispositivi che avete, in questo caso mettete la risoluzione che avete e le impostazioni che la vostra scheda grafica regge. Quindi per questo episodio direi che sia tutto e alla prossima episodio.